Mangiare correttamente fa bene anche all'umore. L'alimentazione influisce sul funzionamento delle cellule cerebrali, dalle quali dipende poi il nostro umore. Infatti, ci sono particolari alimenti che aiutano a regolare i toni dell'umore, perché contengono sostanze capaci di agire sui neurotrasmettitori, come la serotonina e la dopamina, che giocano un ruolo chiave nel determinare gli stati d'animo. Il cioccolato è il più noto antidepressivo naturale, grazie alle innumerevoli sostanze benefiche che contiene il cacao, il triptofano, innanzitutto, e poi le catechine, e i polifenoli, la teobromina, i sali minerali, e l'anandamide, una sostanza che provoca una sensazione di euforia e benessere. Gli esperti consigliano di tenere sempre un quadrotto di cioccolato fondente, di circa 30 grammi, a portata di mano, per concedersi una coccola durante la giornata. Ma ci sono anche altri cibi che possono migliorare l'umore. Per esempio, anche il latte e i formaggi, specie quelli stagionati, hanno proprietà toniche e stimolanti. Riescono a scacciare ansia e malumore, grazie all'alto contenuto di triptofano. Oltre agli effetti biochimici, l'atto di mangiare può avere un impatto psicologico sulla felicità. Il piacere derivante dal consumare cibi che amiamo può innescare sentimenti positivi. Inoltre, la pratica del mangiare consapevole, il cosiddetto mindful eating, può migliorare la soddisfazione e il benessere emotivo. Spesso, mangiare è un'attività sociale che ci connette con gli altri. Condividere pasti può rafforzare legami, creare sensazioni di appartenenza e aumentare la felicità attraverso l'interazione sociale.